Massimo Bitonci, dopo la Chienge anche gli appuntamenti di Zanonato compaiono sulla Padania, perché? Ah, perché vogliamo dimostrare che non è una scelta fatta solamente per la Chienge, ma vogliamo mettere tutti i ministri come Zanonato, che sono i ministri che non hanno fatto nulla da un anno a questa parte. E Zanonato non è sicuramente il ministro giusto per lo sviluppo economico, ha fatto il sindaco per qualche anno, per carità, però di competenze di carattere economico non è assolutamente in un momento così difficile, quando c'è una crisi così potente. Abbiamo il 40% dei giovani che cercano un'occupazione, abbiamo ben 6 milioni tra disoccupati e inoccupati, 12% è la percentuale di disoccupazione a livello nazionale, come non c'è mai stata dal 77 a oggi. Mettiamo un ministro dello sviluppo che non ha nessuna competenza di carattere economico solamente perché è il ministro indicato della corrente di Bersani. Io penso che questa non sia la strada giusta, questo governo deve andare a casa soprattutto per le cose che non ha fatto, che le cose che non fa e sta portando tutta la nazione alla deriva. Il PD critica la scelta di mettere soprattutto gli appuntamenti della Chienge sulla Padania. Lei come risponde? Ah, mi sembra una cosa estremamente lecita, anche perché basta fare copia e incolla del sito che penso che sia molto visitato, insomma, del Ministero. Certo, serve anche per far capire, non tanto per dare indicazioni dove è o dove non è la Chienge, ma far capire anche la pochezza dell'attività che fa ogni giorno, insomma, questo Ministro. Dovrebbe avere un'agenda fitta, fitta di impegni, invece. Mi pare che insomma in poche righe si riesce a completare l'intera agenda del ministro Chienge, che ripeto, noi non attacchiamo assolutamente per un problema legato al colore della pelle, come dicono tutti in questi giorni, ma è un problema proprio di incompetenza, non c'è mai stato probabilmente un ministro così e noi continueremo attaccarlo finché lei parla di cancellazione come stanno facendo, grazie all'aiuto fondamentale del Movimento 5 Stelle, che ormai è diventato un movimento di sinistra, e al reato di clandestinità, quindi la cancellazione del reato di clandestinità, e finché continuerà a parlare di Ius Soli e finché continuerà a parlare di aprire i concorsi soprattutto agli stranieri. È un errore gravissimo che sta provocando dei gravi danni. Stanno arrivando migliaia e migliaia di migranti sulle nostre coste, un paese al giorno che dovremmo mantenere.